tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, buongiorno. Ciao, buonasera, amici. Buongiorno, buongiorno. No, buonasera, buongiorno, buonasera, buonanotte. Buonanotte. Perché qualcuno dice che siamo anche replicati di sì, notte? Sì, perché non insomma sono siamo. Incubi. Sì, sì, è vero, siamo, è vero, noi, siamo noi, siamo noi, siamo quelli un po' più stanchi la notte. No, sempre pieni di verve. Va bene, alla grande. È bello essere con voi e sapere che siamo sempre tanti e voi siete sempre tanti, così come dicevano una volta, in video e in audio. Eh sì. Va bene, che bello questa cosa. Bella. Mi piaceva. Dai, allora partiamo oggi con un grande, devo dire che è un ragazzo che abbiamo conosciuto quando era un ragazzino, si stava facendo le ossa ed è venuto fuori invece un grande artista con una bella orchestra richiestissima in tutta Italia. Si tratta di Omar Lambertini, tra l'altro è anche un bel produttore ed è anche un bel editore, autore anche, ed editore. Sì, sì. Omar Lambertini che ci fa ascoltare questa sua canzone che è? È l'Italia che sbaglia, proprio vedremo anche la nostra Italia in miniatura, è bellissima l'Italia in miniatura. Emilia Romagna c'è, cioè, queste sì, cose, è molto bella. Se non siete andati, andate, altrimenti la guardiamo insieme con Omar Lambertini. E vai. Uno sbaglio ci può sempre stare, l'importante è divertirsi e cantare. Confusione. Sarà perché ti amo. Devo proprio stare un po' più attento, io non posso più stonare, se no poi mi fischieranno. Un intoppo si può capitare, sempre in forma non puoi stare, a volte un do diventa un sì. Noi cantiamo sempre con il cuore, se facciamo qualche errore ci potrete perdonare. Uno sbaglio ci può sempre stare, l'importante è divertirsi e cantare. Box dediche, vediamo un po' chi ci scrive oggi. Reggiti forte, Luciano Nelli, ci scrivono, ci whatsappano da Monteruni d'Arve, provincia di Siena, Mario e Letizia. Siamo Mario e Letizia. Quante serate abbiamo fatto in un locale che si chiamava Papillon, proprio di Monteruni d'Arve, sempre strapieno così di gente, bellissimo. Siamo Mario e Letizia, vorremmo salutare il grande Luciano Nelli, ascoltare grazie, la sua canzone ritorna, abbiamo ancora la sua musica setta con una dedica, le canzoni sono tutte belle ma la nostra preferita è Ritorna, che abbiamo bello, ballato tante volte con la sua orchestra al Papillon. Hai visto? Ha letto nel pensiero, sembrava, scusami, eh? Sembrava una... Vabbè. Un abbraccio, vedete un che abbraccio le cose, forte. Le cose belle non finiscono mai. E non mai, aveva dai, sbirciato, ve lo auguro, no, ve lo assicuro. No, non avevo sbirciato, no, no. Allora, Ritorna. Da Teleidea, quindi un Teleidea, filmato della Capannina del 1985, veramente come eravamo, no, com'era Luciano Nelli, non c'era ancora, ritorna. Ritorna. Dedicatissima, Jukebox Dediche, grazie, davvero.
pupazza senza forza di tenerti lì con me. Soffrivo, ma in silenzio e nel silenzio anch'io così ti dissi. Galleggiare, quante belle canzoni e quante belle emozioni che ci dà Genio e la Boobie Band, in questo caso Galleggiare. In questo inverno caldo, con la tempesta in testa, chiusi in una stanza, respirando con il sole dentro, come girasoli, noi ci guardiamo e siamo soli. Poi ci perdiamo nei nostri abbracci, chiudi a chiave il nostro mondo e questo qui. Voglio luce, voglio sole, voglio urlare alle paure e galleggiare sul nostro amore. Voglio luce, voglio sole, voglio, voglio tutto il bene, respirare e galleggiare. In questo temporale follia, amore, il nostro rituale sta crescendo, non aver paura, c'è la luna piena, spezzo la catena per la libertà. Poi ci perdiamo nei nostri abbracci, chiudi a chiave il nostro mondo e questo qui. Voglio luce, voglio luce, voglio sole, voglio volare le paure e galleggiare su
Cristiano Chesi si trova nell'isola dei Pidocchiosi, come vedete noi non ci facciamo mancare niente, abbiamo l'isola dei Pidocchiosi, non è proprio quella isola dei famosi, no, però dai. Però, sì. Allora, mi sa che loro stanno morendo di fame. Ma la fame è brutta, Luciano, veramente. E mangiano di tutto, vediamo, mi sembra di aver capito che oggi mangiano, non lo so, vediamo un po'. Sono vediamo cosa mangiano. Mangiano gli insetti. Gli insetti, vabbè, comunque gli insetti. E sai che la nuova culinaria prevede, sì, che anche noi lo mangeremo, mangeremo presto questo cibo? Sì. Da Moreno Jacoponi, no, chef, non si mangiano gli insetti, ve lo dico. Vabbè, comunque vediamo un po' che combina Cristiano Chesi all'isola dei Pidocchiosi. E se potessi me ne andrei tanto lontano da scordare tutto e tutti in un'isola deserta. Luciano non ce la fa più in quest'isola dei Pidocchiosi. A parte sono pieno di pidocchi e tutto dire, ma poi ho fame, non mangio da 3 settimane, ho una fame, io non lo so ma cosa mangio, non c'è da mangiare qua, non c'è. Andiamo qua a vedere un pochino. Ma lei chi è? Ancora. Ma chi è? Sono quello che si è perso in tangenziale. Quello di Milano? Sì. Ma cosa fa? Sto cercando le termiti, ho fame. Ho fame? Anch'io ho fame. E che cerca? Termiti. Le termiti? Per cena? Sì. E come si fa? E si tirano su e poi si mangiano così. Addirittura? Sì. Oh Luciano, aggiungi un posto a tavola, cioè questo cerca le termiti, forse si cena stasera. Io cerco le termiti anche per me, come si fa? Sì. Ma le trova? Sì. In questo buco c'è le termiti? In fondo. In fondo? In fondo, in fondo. Come si fa? Ma non ti scopro, non ti scopro. Luciano, sa fame! Vai, vai, vai. Forza, forza, vada! Questo... No! No, gli sforzo, no. Il bastone! Come si fa adesso? Io 3 settimane che non mangio. Gli è rimasto il bastone... Luciano, non ci si fa più! Potrei pescare sulla spiaggia e poi mangiare, poi dormire, mai nessuno mi potrà svegliare. In un barrio di Assunzione, gente viene, gente va, la galoppa va a pesare. Questo bel arrangiamento suonato al sax proprio dall'amico Pietro Galassi. Pietro Galassi, pensate, anche lui ragazzino l'abbiamo in qualche modo scoperto in noi, duo, poi ed, in è, trio, ed è diventato quello che è adesso, sì, che è veramente un grande. In questo caso è un bel arrangiamento della galoppera con la mexicana. La mexicana. Vamos a ver che passa. Olé.
Parte la sigla per andare a intervistare l'artista di oggi. Vai così. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista Mariangela Arcangeli, Mary Star Spettacoli Production e Antonella Mati. Abbiamo visto un bel sodalizio, bello proprio, io spero la nostra, le nostre telecamere vi rendano giustizia, ma sicuramente, perché lo fanno, perché su questo salotto poi siete speriamo due... Speriamo di non romperla. Ma che rompete le telecamere voi? Due madonne in questo bello salotto, accidenti. Così. Veramente, sono contenta, perché so che la vostra è una vera amicizia, una bella collaborazione, quindi sì. Voglio che in questo caso Antonella mi racconti di te. Brava. Allora, brava, vediamo cosa dirà. Brava, è una cosa molto interessante. Sono affascinata da Mariangela perché non gli puoi dare un'età alla Mariangela, perché è un vulcano. Parliamo d'età. È un vulcano di energia. Vero, di idee, e sempre. Quindi c'è questa spontaneità, questo impeto, questo entusiasmo che quando ci sei accanto te lo comunica. Te lo trasmette quindi, lei. Già ce l'hai anche te, quindi... ma così è anche suo figlio, così è un po'... È un vizio di famiglia, diciamo così. È quell'aria che si respira anche durante il festival. Infatti i ragazzi non hanno quella tensione, la tensione ce l'hanno, perché certo, sono concentrati. Devono averne, sono come giusto, degli atleti, no? Tocca a loro, quindi hanno bene le idee chiare. Però c'è tanta gioia, cioè entusiasmo. L'entusiasmo è la cosa che la caratterizza più di tutti e che fa bene anche alle persone che ci stanno accanto. Grande dolcezza poi di Mary Star, che però insomma volendo poi riesce anche a portare un po' di disciplina quando è necessario. Quando è necessario. È un leone in tutto e per tutto. Ci vuole tanto coraggio anche per fare questo lavoro. Sicuramente. Poi, tanta forza e tanta energia. Una donna. Imprenditrice. Siamo nel 2019, ma qualcuno è rimasto molto retrogrado. Molto e quindi ma sei una donna, poi pure bionda, poi pure bella. Niente, no, e invece no, che niente, qui abbiamo tanta sostanza, tanta capacità. A proposito, cosa bolle in pentola nella Mary Star Spettacoli Production? Perché noi sai, anche se l'hanno iniziato da poco, ma qui già abbiamo progetti. Sì, abbiamo altre serate, altri concorsi, ora abbiamo imminente la Maschera d'Oro, che è un concorso anche quello... Sempre che parliamo di Maschera d'Oro, quindi sempre per cantanti, principalmente loro, cantautori. Perché derivano dal Festival Voci d'Oro 50 certo. anni intorni, quindi ogni tanto mi piace proprio farli cantare, quindi farli salire sul palco, mettere la loro esperienza, che fa sempre bene per la crescita artistica. Certo, poi tu devo dire che anche come premio sia al festival, insomma in tutti i festival comunque che organizzi, dai sempre anche la possibilità di registrare un videoclip, un brano che devo dire insomma è un bel investimento perché al giorno d'oggi non è poi così economico. Stiamo realizzando no? degli inediti molto, molto belli. Ecco, quindi hai anche un team di cantautori che lavorano per te magari, degli autori insomma, ecco, perché poi a volte ci sono anche cantautori che magari vogliono tenersi le proprie opere, ma qualcuno che vuole che darle via e altri. Le diffonde, che scrive per certo. altri, ci vuole un team molto... No, la canzone è importante, quindi bisogna lavorarci sopra, lavorarci e presentarle. Non ti ho mai chiesto se tu hai mai amato cantare, come sei come cantante? No, non ti faccio il provino qua, Ma ti dico perché non siamo a The Voice. Comunque schiacceremo subito il pulsante. Sì, io e Lanto sono molto, per affetto. Però lascio cantare... I miei cantanti, dai. Ma sa cantare? Sì, canta. È intonata? Sì, è intonata. Chissà. Ma è partito, penso, proprio dalla passione. Sì, sicuramente. Perché io una volta che la mia passione ma non ho mai visto, che sì, ma non ho mai visto una Mary col microfono con l'intento di cantare, condurre, sì, ma... cantate siglettine, cioè... sketch ecco. un pochino ingressi sì lo fa sì perché spesso ci sono dei manager o comunque degli agenti così che non sono per niente portati per le sette note eppure hanno fatto diventare ora famosi c'è Samuele c'è mio figlio molti. Che hai sì, ecco Samuele no, è fantastico no, cioè, ha può. Fatto cantare me Samuele non si può ecco io mi ricordo sì. infatti anche delle serate in cui Antonella dice ma sono riuscita a cantare la canzone spesso poi quell'emozione non si ricordava il titolo esatto è vero sì, è vero ora, però dice Diana Oxa oppure di che soia l'ho cantata e in effetti io ho sentito poi un'ottima cantante devo dire sì è brava no? ora sta diventando brava viene a lezione lì nel nostro studio parleremo anche delle lezioni di canto nello studio della Mary Star Spettacoli Production e lo faremo nei prossimi giorni chissà magari qualche consiglio anche per i nostri cantanti in erba all'ascolto va bene ci ritroviamo ancora qua a ritornelli grazie per adesso siamo qui per voi.
E adesso arriva Paola Melloni e Luciano Nelli, wow, due artisti internazionali di fama, wow, mondiale, wow, di fama, di fame mondiale. Era una frecciatina, tirata, scoccata bene però. Vabbè, comunque questa è stata veramente una delle più belle intuizioni che ho fatto, appunto, di riarrangiare questa bellissima, vero, canzone, sì, degli anni 60. Che la chiedono tutti poi, Luciano. Sì, esatto. Di appunto di Nils Edaka, che è il re dei pagliacci, la sua regina. Eccola qua, per voi. La 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 lero, la 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 lero, fingendo canta così. La 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 lero, la 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 lero, il grande re dei pagliacci. La 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 la. Il suo pubblico non vede quest'uomo triste, quando è solo, quando piange e si dispera, e che non può raccontare la tristezza del suo cuore senza amore. Perché anche un pagliaccio senza amore come fa? Come fa? Tristezza nei suoi occhi, anche se ride si vedrà. Con la sua regina allora tutto cambierà, e il suo regno vero sembrerà. La 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 lero, la 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 lero, fingendo canta così. La 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 lero, la 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 la. La 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 lero, il grande re dei pagliacci. Il re dei pagliacci, Luciano Nelli. E con questo vi salutiamo, ciao, ciao a tutti, andate a ballare, tutti i giorni sono buoni, mi raccomando, anche perché lo dico e lo ripeto, balla che ti passa, perché ballando si vive meglio, balla che ti passa è roba mia, eh? Capito? Capisci a me. Quanti ritornelli